La videoguida di oggi sarà per montare le porte USB sul Kawasaki Versys 650 ABS. Il materiale necessario è il relè della Kawasaki, originale Kawasaki. Chi non ha già montato il tourer o il grand tourer si trova, cioè non ce l'ha già montato perché non ha servizi. Questo praticamente serve per alimentare sotto chiave la porta USB, che altrimenti è collegata direttamente alla batteria, visto che ha una luce blu qui attorno alle porte, consumerebbe comunque batteria. Invece nell'installazione che vado a fare io, se la chiave è inserita e il quadro è acceso, alimenta, se no si spegne tutto. Smontaggio del parabrezza. Bisogna togliere questa parte della copertura, quindi premendo semplicemente questi pulsanti, 1, 2, e svitando le due brugole, una e due. Se parcheggerete la moto come ho fatto io al sole, che è bella calda la copertura, molto probabilmente, ecco, si sgancerà con molta più facilità. Basta semplicemente tirarla. Ok, perfetto. Qui è dove andremo ad installare il relè originale. Qui è dove hanno fascettato il cablaggio del relè. Questo è il polo positivo per la presa 12 volt e questo è quello negativo. Qui collegheremo il relè originale e qui il positivo e il negativo della presa USB. Ora con un cacciavite corto dobbiamo andare a svitare la vite del tappo, quella dove andremo ad alloggiare l'USB. Tolta la staffa. Ora andiamo a inserire la presa USB nell'alloggiamento. Passiamo il cablaggio. E andiamo a mettere la ghiera sul lato opposto. Verifico che non vado a toccare col paramani, che non è quello originale ma quello della Givi. Decido di mettere il tappo che quando lo stacco rimanga di qua. E questo è il metodo IT. E do l'ultimo serraggio alla ghiera. Visto che i Fastone non sono uguali a quelli che ho io, cambierò anche i due sulla moto. Ecco, sostituiti i due Fastone, andiamo a installare il relè. Il relè è molto semplice, basta infilarlo nell'apposito connettore già predisposto e poi andarlo ad inserire nella sua apposita staffa. Prima di posizionare bene tutti i cavi all'interno, che non si muovano, fascettandoli andiamo a verificare che
la porta USB, una volta che accendiamo il quadro, venga alimentata. Si accende la luce blu. Andiamo a collegare il cellulare. Ok, è andato in carica. Quindi possiamo spegnere il tutto. Ho fissato i cavi qui su questa staffa in modo tale che non ci siano vibrazioni durante il viaggio. Okay, ho fissato con le fascette il cavo, lasciando comunque disponibile e di facile accesso il fusibile che c'era già con la doppia presa USB, quindi io ho voluto lasciare e vado a rimontare il tutto. Calcolo nel percorso.